Noi abbiamo in questo PM Expo una varietà di persone, di ruoli, di approcci diversi. Dal semplice studente che vuole capire cos'è il project management al professionista, al manager, al esperto. La mia presentazione è impostata non tanto come una lezione, per cui classica lezione teorica, ti do delle nozioni, ma quanto portare proprio dei casi di vita vissuta. Noi riusciamo a dare col PM Expo ai professionisti qualcosa che riguarda gli approcci personali di leadership che portano il professionista a dover gestire un gruppo. Quindi delle persone, non soltanto progetti dal punto di vista tecnico, ma progetti dal punto di vista di comunicazione, di rapporti con il team, che normalmente sono poi la chiave per arrivare al successo. Riassunto di quello che ho raccontato è che il gesto dell'allenare sia null'altro che allenare al desiderio di. La capacità di generare questo desiderio nelle persone, negli uomini, nelle donne che si allenano è il miglior viatico per ottenere performance di eccellenza. Lego Serious Play is about having enjoyment at work. It's about being able to do your work with more fun, more interest, but also do your work more efficiently and do your work so you better have a better understanding of each other. Abbiamo avuto un grande team di relatori che ha contribuito a far salire ulteriormente la qualità dell'evento. My name's David Hilson, the Risk Doctor. I'm here at PM Expo 2017 in Rome to talk to people about how to manage the risks that you didn't know you were taking. For most people, they have a very limited, narrow view of risk, and so their risk management only manages some of the risks they're exposed to. Quest'anno abbiamo chiesto ancora di più a voi quali erano i temi di cui volevamo trattare. Ha vinto la PA e abbiamo portato la PA. Farò parlare a un gruppo di esponenti della pubblica amministrazione sul tema cosa vuol dire fare il Program e Project Management Office in una logica di ricerca del beneficio per tutti gli stakeholder. My presentation is using cognitive readiness for project managers and interfacing with customers being a subset of stakeholders. I'll discuss some of the principles of how the brain works and how to look for biases and how to minimize their effects. We built up the concept of competencies quite early. We were the first association worldwide who managed to certify people in competencies. And I'm here to do something quite unusual, which is to talk about a modern British success story. And I want to talk about the agile culture at the heart of the big beast of government. Ogni anno sono veramente tanti gli studenti che hanno modo di muovere i primi passi nel project management insieme all'istituto, entrare subito in contatto con noi e grazie anche alla certificazione di base avere un'arma in più sul loro CV per entrare nel mondo del lavoro. La maggiore soddisfazione è stata nell'avere ricevuto da tutti i partecipanti che ho incontrato tanti complimenti per quanto riguarda l'organizzazione, l'alto livello dei contenuti proposti, il numero di sessioni parallele, l'interesse, la location, l'allestimento, tutti i particolari che hanno dimostrato a parere di tutti quanti che abbiamo raggiunto un ottimo livello, diciamo, di organizzazione.
questo è un motivo di grande soddisfazione che ci sprona a iniziare a progettare fin dalla prossima settimana la prossima edizione del PM Expo per l'anno 2018.